Siamo al convegno della Cybertech Europa, abbiamo incontrato Nicola Altavilla, che è il Country Manager Italia di Armis. Intanto Armis di cosa si interessa? Allora, Armis è una piattaforma molto innovativa che sostanzialmente fa asset inventory e asset management con una soluzione cloud based, quindi completamente basata sul cloud. Sul cloud abbiamo più di 2 miliardi di apparati, quindi siamo in grado di fare un censimento molto approfondito di tutti quelli che sono gli asset collegati a internet, tutti i tipi di asset, quindi sia la componente IT che la componente OT, quindi la componente industriale, con una soluzione completamente agentless, quindi tutt'altro che invasiva rispetto a quella che può essere la rete del cliente. Durante il convegno si è parlato di cyber attack, quali sono i settori più attaccati? Allora, sicuramente i settori più attaccati evidentemente sono le aziende critiche, mission critica, quindi le aziende, le utility, le aziende sanitarie, su cui noi siamo fortissimi perché avendo appunto una soluzione agentless siamo in grado di non essere invasivi rispetto a quello che sono gli apparati, per esempio elettromedicali, su cui evidentemente non è possibile installare a bordo di un apparato elettromedicale un software. Quindi la soluzione agentless consente di controllare tutta la rete del cliente senza dover installare nulla, e questo è sicuramente strategico. Questi sono gli ambienti più critici. Poi l'abbiamo visto adesso con la guerra, il presidente Biden ha segnalato che saranno previsti attacchi informatici a tutte quelle che sono le infrastrutture critiche di ogni paese, con particolare riferimento all'America, evidentemente all'Europa e alle aziende e alle country appartenenti un po' alla NATO. E nella classifica delle minacce globali quale posto occupa la cyber security? Ma io, guardi, sulla cyber security direi che sulle minacce globali è sicuramente ai primi posti, perché adesso le guerre si fanno anche e soprattutto con gli attacchi, con i cyber attack, che stiamo vedendo stanno aumentando in modo molto molto significativo. Quanto varrà, quale dimensione avrà la dipendenza da internet nel futuro? In termini di valore parliamo di miliardi di dollari sicuramente. Ci saranno degli attacchi informatici che creeranno dei danni incommensurabili, quindi è fondamentale per le aziende essere in grado di proteggersi, di proteggersi in anticipo, proprio per evitare di trovarsi impreparati davanti a attacchi informatici per i quali evidentemente si può fermare tutta quella che è la produzione o tutte quelle che sono i servizi che devono erogare evidentemente a terzi. Quindi è fondamentale questo aspetto. Sembra di parlare di scenari che abbiamo visto nei film di fantascienza. Quanto si avvererà di tutto questo? Ci stiamo avvicinando a situazioni effettivamente quasi inimmaginabili. Sicuramente c'è una regia di qualcuno, di strutture che sicuramente sono pronti ad attaccare il mercato, ad attaccare le infrastrutture critiche, quindi sicuramente ci stiamo avvicinando, senza essere catastrofici, a situazioni molto critiche, a situazioni complesse in cui delle realtà delicate di un paese, delle realtà critiche, possono subire degli attacchi con dei danni veramente importanti per le nazioni. Dottor Altavilla, le faccio un'ultima domanda. Il cyber attack, possiamo considerarlo un sistema d'arma? Sì, assolutamente sì. Credo assolutamente sì, possiamo considerare un sistema di attacco, di arma. Considerate quello che può essere per esempio un servizio di erogazione delle acque, piuttosto che delle utility, del gas, dell'energia elettrica. Immaginate quello che possa succedere in un attacco informatico, in una realtà critica in cui si blocca una nazione, quindi assolutamente sì. Dobbiamo vivere nel terrore o c'è speranza? Non dobbiamo vivere nel terrore, dobbiamo organizzarci, dobbiamo essere strutturati affinché possiamo proteggerci in modo proattivo da attacchi informatici, essere nelle condizioni di conoscere quello che sta succedendo in anticipo, creare dei sistemi di automazione. Per esempio la nostra tecnologia si integra con tutti quelli che sono i vendor dell'ecosistema di un cliente, quindi l'integrazione fa sì che si creano degli automatismi e quindi si possono prevenire degli attacchi informatici che possono rappresentare veramente un grosso problema per la realtà. Ringraziamo allora il Country Manager Italia di Armis, Nicola Altavilla, e da Cybertech Europa 2022 è tutto. Grazie.